persone con abilità di leadership, giusto? Ce lo troviamo da tutte le parti. Ma voi ve lo immaginate se in un gruppo di 10 persone tu vuoi avere 10 leader? Cioè, le galli litigano, che si assumono la responsabilità di guidare, ma molte volte abbiamo bisogno di persone che seguono, cioè che si assumono anche il compito di seguire. E c'è una ricerca straordinaria che ci ha messo in discussione sul lavoro di gruppo. Noi vogliamo tutte persone che sappiano lavorare in gruppo. Io lo faccio lavorare in gruppo 3 persone, il cui compenso lordo, stipendio lordo complessivo è 90.000 euro, per poi ottenere dei risultati. Ma siamo così sicuri che il lavoro di gruppo produce un risultato la cui somma sia come minimo pari al contributo di tutti e 3? La motivazione, che è sempre a 1000 quando noi iniziamo a lavorare. C'è poco da fare, siamo tutti stramotivati. Assunti magari con l'apprendistato, devi confermare il tuo contratto. Siamo motivati anche nelle cose che ci piacciono poco. Però che cosa succede? Che poi quella motivazione, un po' quella forma di innamoramento, ci si disinnamora. Quindi in qualche modo, se per caso la motivazione tende a calare, la motivazione è un'energia, cioè sostanzialmente un propulsore. Vado a lavorare sull'ICT, che io sia un musone, ma faccio il programmatore, faccio codici, non gliene frega nulla a nessuno se sono poco empatico. Faccio un assessment, quindi individuo il mio punto di partenza, stabilisco dove voglio arrivare. Posso pensare di arrivare a 9 se il mio livello di partenza è 6? Potrebbe essere. Però se penso di poterci riuscire nell'arco di un corso intensivo di 2 giorni, io non ho mai visto persone che passano da un giorno all'altro sperando con un miracolo di apportare un grande cambiamento alla vita quando non l'hai portato in 20 anni di esperienza.